in un'aula dell'Accademia d'Arte Drammatica del Lazio e siamo per cominciare un'avventura. Un'avventura intesa come un viaggio, come se uno andasse in Cina, andasse in Russia. Il testo teatrale è un viaggio, ha tutte le prerogative e tutte le affascinazioni di un lungo viaggio. Un viaggio che dura, diciamo, solitamente un mese e mezzo per quanto riguarda le prove e poi il debutto. In questo viaggio noi abbiamo scelto un autore straordinario, un autore anche a me piace, io sono napoletano e quindi è carissimo, forse uno dei più grandi autori napoletani, e lo dico anche ai ragazzi, che è Edoardo De Filippo. Chiaramente l'Accademia ha una scuola numerosa, loro sono una parte, sono una piccola parte degli allievi, e l'altra, insomma, quindi noi divideremo gli allievi in due squadre affinché tutti possano avere uno spazio adeguato. Chiaramente loro sono più di 25 allievi, commedie con tanti personaggi è veramente difficile trovare. Quindi noi abbiamo fatto una scelta, anche perché solitamente le commedie solitamente hanno tre personaggi principali e poi una serie di antagonisti, quindi qualcuno dei nostri allievi potrebbe essere più sfortunato, cioè avere delle parti più piccole, sebbene si dice non esistono piccole parti ma esistono solo piccoli attori. Ciò vuol dire che anche una piccola parte un grande attore riesce a dare una grande importanza, ma loro non sono ancora attori, devono imparare quindi ad avere parti importanti, a anche atleticamente supportare una parte recitata, e quindi noi abbiamo scelto, per dare un grande spazio a tutti gli allievi, degli atti unici di Edoardo De Filippo, atti unici meravigliosi, famosissimi, tra cui Sic Sic l'artefice magico, Occhiali neri, Pericolosamente, e poi abbiamo fatto, e questo è importante anche per gli insegnanti delle scuole, per gli insegnanti, insomma, è un'idea anche abbastanza originale, quando per esempio uno ha molte donne in una compagnia, oppure in una scuola, queste donne, queste allieve fanno il corso di recitazione, è anche carino prendere un personaggio femminile qualsiasi, che possa essere Medea, Pentesilea, in questo caso la nostra grandissima Filumena Marturano, prendere Filumena Marturano come archetipo di tutte le donne, la donna coraggio, la donna, l'eroina per eccellenza, e quindi noi abbiamo preso tutti i monologhi di Filumena Marturano e l'abbiamo dato, questi bei monologhi, un monologo a ogni attrice, quindi ogni attrice ha anche uno spazio, e quindi non abbiamo messo in scena tutta l'opera, perché mettere tutta l'opera, ripeto, è molto complicato, perché quando uno fa un'opera di un autore, per esempio Edoardo già sapeva quanti attori aveva e quali attori aveva. Solitamente quando uno fa un corso di recitazione ha 15, 20, 30 attori, e quindi per non cercare di disturbare oppure di creare delle ingiustizie, in maniera simpatica chiaramente, per quanto riguarda la distribuzione dei ruoli, si cercano di prendere o commedie che hanno 25 personaggi, oppure prendere un personaggio, un autore, e prendere per esempio gli atti unici. Noi abbiamo fatto anche la stessa operazione con Chekhov, con gli atti unici di Chekhov. Quindi noi in realtà, questo lo spiego insomma ai neofiti, oppure agli insegnanti, o ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al teatro, noi abbiamo preso per esempio gli atti unici e abbiamo fatto due squadre, quindi loro faranno due repliche. Il primo giorno una squadra di tutti gli atti unici, il secondo giorno gli stessi ruoli saranno interpretati da altri attori, quindi si ha la possibilità di far esprimere tutti quanti. Questo è molto importante da non sottovalutare, questo tipo di scelta. Detto questo, un'altra difficoltà è chi dare a cosa. Come dare un ruolo, per esempio, di Sic Sic, che è il ruolo che recitava, un ruolo particolarmente difficile che recitava Edoardo De Filippo, andare sul physique du rôle, cioè il fisico, come dicono i francesi, il fisico del ruolo, oppure vedere le attitudini caratteriali. Quindi io consiglio agli insegnanti, tutti coloro i quali si accingono
a fare una regia oppure un allestimento o una mise en space di uno spettacolo teatrale, di avere un po' di pudore inizialmente. Il pudore è inteso di non scegliere subito i personaggi da dare, chiedere un po' ai ragazzi, informarsi, fare una sorta di piccolo simpatico provino, sentire le loro voci, sentire le loro esperienze, cosa amano più fare, provarli in vari personaggi. E quindi noi questo lavoro già, io sono un'accademia, gli allievi li conosco, quindi ho già fatto una scrematura, quindi ho già dato, per quanto riguarda questi atti 11 di Edoardo De Filippo e i monologhi di Filomena Marturano, ho già fatto, diciamo, ho già dato i ruoli, come si dice. E anzi, facciamo una piccola intervista ai ragazzi e se sono contenti dei loro ruoli, certo sono, tutti dovrebbero essere felici perché l'importante è recitare, però magari sono ruoli troppo comici, troppo drammatici, loro uno non si sente mai sicuro nel ruolo forse che gli sia stato assegnato. A questo punto noi chiediamo loro, chiediamo che personaggio hanno e cosa pensano del loro personaggio, se sono contenti di recitare nel ruolo a loro scelto. Allora, partiamo con Tiberio, che è un attore di lunga data, se si alza in piedi e viene avanti a me. Dunque, qual è il tuo ruolo? Allora, innanzitutto io ho il ruolo di Sic Sic, l'artefice magico. Diciamo che anche per ammissione di Edoardo stesso è il pezzo da lui preferito, è il pezzo forse meglio riuscito, in cui è espressa la tragicità che c'è dietro la comicità. Perché un atto unico estremamente comico, estremamente simpatico da gustare, diciamo, da vedere, il pubblico si diverte, ma riflette una tragicità intrinseca alla risata. Allora, perché io ti ho dato questo ruolo e se tu sei contento di questo ruolo? Secondo te perché? Allora, probabilmente la risata che nasconde un'amarezza, un andare al di là del semplice riso, del semplice divertimento, è un risato è di... un atto tragico, diciamo. esatto uno cade, liberazione, diciamo, terra, le persone spontaneamente ridono, sì. Invece qui si è fatto male, quindi esatto, una tragicità di chi, una forma di sadismo, insomma, di chi è dall'altro lato, sì. E non percepisce come divertimento la cosa. Ad esempio, situazioni paradossali che accadono al personaggio, delle situazioni molto tragiche, ma che scadono nel tragicomico, scadono nella risata generale del pubblico. Qua c'è il dramma del linguaggio, l'incomunicabilità. Ma io perché l'ho dato a te? Perché sei una persona che non sa comunicare? Non credo, spero di no. Perché? Forse perché sono riuscito a capire cosa voglia dire con questo testo Edoardo De Filippo. Veramente. Ma sei felice di questo ruolo? Assolutamente sì. Sei un attore felice, questo, esatto. In realtà io ho dato il ruolo a Tiberio perché lui ha nella sua natura una strana eleganza e una strana goffaggine nello stesso tempo, che è molto vicino al personaggio di Sic Sic. Questo è uno shock, un trauma, e quindi questo è molto interessante. Speriamo che questo poi avvenga poi nella messa in scena. Speriamo di essere elegante. Abbiamo una new entry. Allora, la nostra Barbara, che ruolo o che ruoli ha avuto? Guardi in camera. Allora, io sarò Filomena, Filomena Marturano. Avrai un monologo di Filomena. Un monologo. Quale sì. Monologo? Se vogliamo dire il primo monologo. Come dici in Amleto, sai, in Amleto si contano, il terzo monologo. Il primo, sarò la prima. Proprio, sì. Perché ti piace questo ruolo? Sì, indubbiamente perché. Come l'abbiamo. Filomena Marturano è l'esatto opposto di Barbara. Allora, perché io non ti ho dato questo ruolo? Dimmelo tu perché no, me l'hai dato. No, non so se è una cosa legata all'età, visto che sono la più grande del gruppo. Sì, forse questo, dai. Il primo monologo. Tu dici nello specifico il primo, sì. Penso tu mi abbia dato il primo perché forse sarà più semplice per me metterlo in scena. Perché avendo tu dei figli, no? Tra parentesi.
Sì, esatto, sì. Quella più cosciente. Sì, questo è vero, in effetti è vero. E sei felice di questo ruolo? Assolutamente sì. Sì, certo. Lo ami molto questo personaggio? A me piace molto perché è una donna, ripeto, totalmente diversa da me, però anche tanto, tanto simile, proprio perché tu dici mamma come lo sono io, no? Quindi i sentimenti di una mamma alla fine sono quelli di appartenenza, quelli di voler a tutti i costi il bene dei figli, insomma non si guarda. Ma sono indici, gli estremi, no? Si toccano, quella, esatto. Ha detto Giulio Cesare, Napoleone, l'ha detto in molti. Esatto, esatto, quindi sì, mi piace molto e per certi versi sì, sicuramente mi riconosco, perché anche io penso che in condizioni come le sue avrei fatto la stessa cosa, quindi questo è quello che fa una mamma. L'altro ruolo? L'altro ruolo è... Quindi tu hai due ruoli, come mai due ruoli in questa... Due. Sei importante, una cosa importante. Io sono come... C'è un motivo, anche sono l'ultima ruota del carro, che sono arrivata. Sono l'ultima arrivata, molto fortunata, assolutamente sì. Perché c'era bisogno di una sorella. C'era bisogno di una sorella. Sposata, vedova. Sposata, sì, di una vedova, lei è una donna vedova, insomma. Non fare ruoli del genere, non prendere... Ecco, se lei, facciamo dire, avessi fatto fare lei, la sorella vedova, no? Sarebbe stata un po'... E il fratello più piccolo è lui, allora c'è qualche cosa. Sarebbe stato un errore di regia, molto grave. Assolutamente, quindi... Questa è la spiegazione, è il physique du rôle. Le physique du rôle, voilà, io ce l'ho, ecco. Quindi io sono la sorella... Presidente. È giusta per questo fratello. Voilà, quindi sì, a questo punto... Grazie. Lisa, vuoi dire un grazie a voi. Allora, che ruolo hai avuto? Tu sei contento del tuo ruolo? Sì, qua c'è, però qua c'è una corruzione, perché qua è successa una cosa particolare, dove l'attore è innamorato perdutamente del ruolo, quindi lei conosceva, ha chiesto espressamente, il regista ha accontentato. Quindi lei ha chiesto espressamente cosa? Qual è? Interpretare Dorotea in Pericolosamente. Come mai lo ami questo personaggio? L'ho sempre visto fin da quando ero bambina, quindi ero... Ami essere sparata? No! È stato sempre divertente vederlo interpretato in vari modi, anche da te, Fabio, e da tantissime altre persone, quindi ho sempre desiderato interpretare questo ruolo. Ma anche l'altro ruolo che interpreto è la poesia, una poesia di Pulcinella, però preferisco il ruolo di Dorotea comunque. Bravo, grazie. Maria, facciamo una breve intervista a qualcuno degli attori. Quindi Maria, che ruolo ti è stato dato e perché? E tu fai le considerazioni sulla scelta. Sì. Il mio ruolo è interpreto un monologo di Filomena Martini. Quale monologo? Il monologo della Madonna delle Rose. È un monologo a me molto molto caro. È sempre stato il mio desiderio, il mio sogno più grande recitare. È lui che ha scelto te, il monologo ha scelto te, o tu hai scelto quel monologo? Ci siamo scelti. Ma sì? Sì. Mi ha chiamato. Ah, ecco, bene, può essere. Ho sentito la voce della Madonna delle Rose. Sì. E l'ho interpretato. È stata una sfida molto, molto importante, molto dura, poiché... Sì. Sarà una sfida, sarà. Una sfida molto importante. E che cosa ti piace di questo monologo di Filomena? La forza, la disperazione che ti porta ad essere sempre più forte e ad essere quello che non credevi di poter essere e di poter riuscire. Cosa somigli tu a Filomena Marturano? Perché io poi ho accettato tu? A parte, ecco qua, le physique du rôle, cioè lei, una donna napoletana, procace, come in realtà noi pensiamo fosse anche, abbiamo l'idea di Sofia Loren, no? Sì, quindi sì. Tu ti sei avvicinato a lei o a Titina De Filippo o a Regina Bianchi? Qual è la tua Filomena più La vicina? Mia è Sofia Loren, sì. Però mi è cara anche quella di Titina, poiché è la dedicataria dell'opera. Certo. Edoardo ha scritto l'opera per la sorella. Sì. E proprio lei aveva creato una sorta di terrore in tutte le attrici che dovevano somigliare a lei, dovevano superare la sua bravura quasi. E Edoardo diceva a tutte le attrici: accorto che Titina ti guarda. E qua è importante perché c'è il primo passo vero, quello della lettura del testo. La lettura del testo, i consigli dell'attore. Noi dietro di noi abbiamo un giovane attore.
con il quale noi facciamo l'ouverture dello spettacolo, cioè un prologhetto. Questa è un'idea registica mia, mettere il Pulcinella, che è una maschera tanto cara a Edoardo De Filippo, a cui dedicheremo tutto lo spettacolo, una maschera tanto cara a Edoardo De Filippo, è cara a tutti gli attori napoletani e a tantissimi anche altri attori. De Filippo è stato sì, lui un attore napoletano, ma anche Totò ha recitato con la maschera, ma addirittura Gigi Proietti, ma tantissimi attori anche non napoletani. Addirittura si dice che Ettore Petrolini, un attore romano, un autore, attore romano famosissimo, è stato un grande Pulcinella. Ma i Pulcinelli che conosciamo noi sono De Martino, Camarano, Petito, Scarpetta, sono questi qua, insomma, gli storici. E quindi noi apriamo lo spettacolo proprio con un Pulcinella. Facciamo ora leggere al giovane attore. Abbiamo così preso un frammento di un'opera di Edoardo, appunto, in cui in quest'opera c'è proprio un piccolo dialogo col pubblico, col Pulcinella. Vediamo come va. Maestro, un consiglio, ma lo devo fare buffo il Pulcinella, lo devo fare di allora, all'inizio, se chiedi l'ora, lo fai naturale, appena metti la maschera, quindi quando sei tu persona, sei normale, sei abbastanza, dialoghi in maniera naturale, appena metti la maschera, diventi un Pulcinella un po' barocco, un po' anche spassoso e come tutti i Pulcinella anche un po' lezioso, simpatico, un imbroglioncello. Scusate, sapete che ore sono? E piano piano, e che siamo arrivati in mezzo a Porta Capuana e qua stiamo a teatro. Quale esagerare? A teatro, qua esagerare. Qua siamo a teatro. Qua devi esagerare. Quando metti la maschera, quindi torni la maschera e facciamo questo. Qua stiamo a teatro. O meglio, voi state a teatro. Io sono a terrazza, esagerare della casa del barone Arrigo. Questa parte qua la devi esagerare moltissimo. O meglio, voi state a teatro, io nella casa, devi esagerare moltissimo. In realtà non hai fatto questo stacco, sei rimasto esattamente uguale, sia con la maschera sia senza maschera. E questo è un errore. Noi vogliamo che tu sei Guglielmo, togli. Sei Guglielmo, dici. Scusate, sapete che ore sono? Scusate, sapete che ore sono? Metti la macchina, la maschera e tu ci siamo a teatro! Ma siamo a teatro! O meglio, voi state a teatro! No, devi esagerare! Voi state a teatro! Io sono la terrazza della casa del barone! Attenzione! Io sono la terrazza della casa del barone Arrigo Carolis de Pecorellis! Bofa! Un poco di dignità da parte vostra e un poco di sopportazione rispettosa da parte mia! Io ho chiesto semplicemente... Che ore sono? È successo terremoto! Esagero, ma è successo terremoto! È successo terremoto! Lo devi urlare, urla! È successo terremoto! Ma chi vi ha dato tanta confidenza a voi? Ma va via, perché le 3 centesimi che avete pagato? Voi dovete stare con 2 piedi in una scarpa da neonato appena nato dalla natività materna! Bravo, lasciava meglio, perfetto. Quindi questo... da capire quando si è persona e quando si è personaggio, soprattutto con i personaggi della commedia dell'arte. Chiaramente noi faremo un frammento per quanto riguarda la prima lettura di tutte le opere, giustamente per la durata del video. Allora, la seconda opera è Pericolosamente. Gli attori di Pericolosamente, se volete anche dei consigli come prima lettura, tutti quanti? Sì. Se vieni impallata dalla devi dire tu se vieni impallata lei. Questo se no. Va bene? Allora, ecco. Allora, lettura di Pericolosamente. Volete qualche consiglio, sì, per quanto riguarda i personaggi? Se avete ancora dei dubbi, avete chiaramente letto la parte, voi avete, tu fai il marito burbero, diciamo, tu fai l'amico. Cosciente, inconsapevole, tu fai la donna, diciamo, leggermente bisbettica, utilizzando una parola shakespeariana. Per quanto riguarda la voce? La voce, il tuo personaggio potrebbe avere un'influenza americana, visto che è un personaggio che viene
è stato 15 anni in America, oppure no, insomma, potrebbe dire qualche parola americana. Voi avete... Io comunque devo essere antipatica. Tu devi essere, hai questo doppio ruolo di essere acidissima e dolcissima, a secondo come vieni trattata. Mm-hmm. Tu invece qualche consiglio? Guarda, io non sapevo come comportarmi con Dorotea all'inizio. C'è la differenza tra quando la sparo e quando non la sparo. Allora, quando la spari sei al limite della sopportazione, però è una forma di gesto teatro del teatro, metateatrale, cioè è una forma di gesto teatrale, quindi esagerare questa cosa. Quando lei si calma diventi il marito più dolce del mondo. Purtroppo hai una moglie che ha questa attitudine. Cagliere di scherzo con la pistola, quindi so che le ci casca. Se ci casca, però lo devi fare teatralmente credibile, no? Proviamo la prima lettura, l'incontro del marito ora si sposta, cioè, prego, allora loro, chiaramente voi non vi siete mai incontrati, lei ti apre la porta, ti aprirà la porta, prego. Accomodatevi, mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuto. Grazie, signora. E che dobbiamo fare che voi? Niente, signora mia, proprio niente. E allora che siete venuto a fare? Giorni fa incontrai vostro marito, amico mio carissimo e compagno di scuola, che non vedevo da 15 anni, perché sono stato in America, sa? Appena lo vide, signor, e come stai, e come non stai? Io mi sono ammogliato da circa 2 anni, disse lui. Bravo, lo fa piacere, disse io. E poi, e tu? Io sono tornato da pochi giorni perché la società petroliera dove io lavoro mi ha trasferito qui, alla sede di Napoli, e sto in albergo e cerco una camera in famiglia. Ma che bella occasione, disse lui. Io ti posso mettere a disposizione una camera in casa mia. Veramente, che bello. Combiniamo puro prezzo ed eccoci qua. No, veramente, che bello. Fare un pochettino più esagerato perché, insomma, sono due amici che non si vedono da tanto tempo e si propongono di vivere insieme. Veramente, che bello. Combiniamo un pochino più di entusiasmo per questa cosa. Veramente. 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 Che bello. Che piacere, che bello. Combiniamo puro prezzo ed eccoci qua. Arturo adesso viene e va per i Dubuis. Allora parlerò con lui quando viene e gli farò anche i complimenti per il gusto che ha avuto sposandovi. E mo che vedete, io ero un fiore, ma mi sono fatta che non mi conosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato una da vota. Va sparato? Sì, ma... Poi una pausa di più. Cioè, il fatto di dire una cosa così assurda, lui non capisce bene, quindi fai una pausa maggiore. Mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta. Tu fai qualche secondo perché è una cosa, è un'iperbole, è una cosa straordinaria, no? Prego. Mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta. Va sparato? Sì, a mio revolver mi ha sparato. Per miracolo non mi ha colpito. E che va a trovare gli santi che mi protegge? Ma abbastanza bene, avete capito? Beh, facciamo l'entrata del marito. Quindi tu stai stabilito, non con certezza, non sai se la moglie sta scherzando, che il marito pare, si dice, spari alla moglie. Però la moglie è viva. Quindi c'è una contraddizione, la spara sempre. Vediamo, arriva il marito, tu pensi che lui ti chiarisca subito la situazione. Vediamo se la chiarisce. Uè, Michele, scusami se non mi sono fatto trovare in casa. Niente, per carità, ma tu sei aiutato? Sei aiuto a cattare certi colp e revolver che mi hanno fernuto. Ecco, io qua metterei un'ambiguità, un piccolo avviso anche alla moglie, alla moglie, per dire stai calma che può succedere quello che già sai. Ok. Un ammiccamento anche alla moglie. Sei aiuto a cattare certi colp e revolver che mi hanno fernuto. Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo te, Artù. Eccomi qua, sì. Ce l'hai fatta vedere la camera sua. Dorotea, ce l'hai fatta vedere la cameretta sua? Non ancora, ma non ha importanza. Ma come non ha importanza? La prima cosa, tu avrai la stanza, no? E avrai se ti conviene, se non ti conviene. Io non so che serve nessuno. Mo se ne chiudo pure la camerella, tengo una casa in coppa e spalla. A sera un cocco col campo che non mi sento più. Ma perché io non fatico, non so, come preferisci... No, per me, scusa, perché io non faccio niente dalla mattina. No, è sempre gentile, lui lo deve montare la cosa. Okay. Non la fa mai direttamente arrabbiata, perché attenzione, lei potrebbe capire che è un gioco, invece non deve essere un atto crudele da parte sua, tua.